coccodrilli! Ci siamo, ci siamo! Vieni, vieni, corre, Che è corre! successo? Corre, vieni a vedere! Che è successo? Vieni a vedere, sta No! pieno! No! Vabbè! Vabbè, sta No! pieno, sta pieno! Fa no! 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 No, Vabbè! guarda che culi! Ma davvero? Mamma mia, cocca! Bene così. Ma come non va bene? Ma uno si può svegliare la mattina e tu vedi da te che non va bene? Cioè, se devi svegliare, vedi da te che va bene, perché se vedi da te che non va bene, non va bene che non vedi da te che va bene, ne hai capito? Ma se tu non vedi, non vedi! Ma io... Mamma mia! Ma... Ormai è No! un attore. O no? No! No, così, guarda, guarda. La bocca deve stare così. No. Sì, la bocca sta nel culo, non la No, bocca. no, la fa per bene, perché sennò la gente... No? Se tu fai no, vabbè, così Ma anche. qui c'ho qua davanti, che vedi? E tu la fai così, vai. Muovi la bocca alla lavatrice. Come una centrifuga, vai. Come No! una centrifuga deve Oh! essere. Vabbè. Oh, io me ne così so fa, ma già A fanculo! centrifuga! E la già fanculo! Guarda come Ah, ride che però! ride, È un rido! vaffanculo ridolino, vaffanculo! Vero o no? Oh! Sputicchiando il telefono! Che sta a fa? Stavo spugnettando il E che telefono! spugnettava? E so io! Ma ti piaceva? Non era male! De che sa? Datti a De che caffè! Che sa? sa, parte con io! C'è anche nonna Maria, mamma mia! Sei contenta che parto? No! No? Perché? Perché andavamo a fare un giretto Vabbè, ma adesso. torno presto, venerdì sto a casa. Certo. Sì, mamma mia, La mia mamma mia, mamma mia. ferma è che mi fai male, mica fai bene a tirare così, Ma eh? questo è il tiro. È il Sì, tiro tira tu papale. ciò. È il tiro del. La mia Federino. Io voglio aprire il caffè. E A che ora? vabbè. Ma vuoi il caffè normale o con quello che ti trema il braccio? Io pio il caffè come cazzo, ma parte a me. Oh, ma che ti trema il braccio o Sì, no? a me non mi trema niente. Che ti trema? Va piano. A che ora? E non ti appia le contravenzioni perché quelli sono soldi buttati via. Ma è un bacetto, però. Tanto. Annaggia! O no, io vo'. Annaggia! Io vo'. Vaffanculo. No! E il pennello, Ah, l'ultimo pennello, l'ultimo pennello. vattene! L'ultimo Ah, non pennello. despettinare, vattene. Va Però via. io, prima di partire, il desiderio, perché comunque, se no, già ti viene da ridere, perché, però, prima di partire, per partire più sereno, per fare una partenza più tranquilla, per essere un po' più adagio mentre guido, mi piacerebbe tanto toccarti il cincillà. Fammi toccare il cincillà. Vattene! Ma il cincillò al Mannaggia la maglia! Va via, va! dove anda? Dove anda? Oh! Figlia, come si conta in tedesco? 11, 12, 13, 40, 40, 40, 10, 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
no? Esci. Brava. Ma se ne passa, ti ho fatto ammazzo. Come qua, ho appena caricato dei video della zia Gianna quando contava in tedesco. Ragazzi, volevo raccontare questa. Che quando lei aveva 92 anni, c'era, si era proprio buttata giù, cominciava a camminare molto molto meno, non riusciva a fare cose, e stava proprio, si era buttata giù in una maniera incredibile, cioè diceva sempre io meglio che muoio, e io facevo sì già, tu sei matta, sei fuori di testa, ma che cavolo dici? Forza, che tu comandi, tu sei una grande, piano piano, piano piano, facendogli tutte queste cose, tutti questi apprezzamenti, rendendola partecipe della giornata attivamente, la portavo in giro con la canna. Oh raga, è arrivata fino a 98 anni, ma fino a poco prima che morisse, cioè avevate visto come, avete visto come stava, insomma. Quindi tutto sto popò di cose, tutta sta cosa per dirvi che se uno ci crede ce la fa. E la zia Gianna era l'esempio lampante, perché io sono stato dietro parecchio, però alla fine è stato un bel traguardo.
passato 6-7 anni a bomba, dopo la vecchiaia e la vecchiaia, contro la natura non possiamo andare, però a livello anche di testa una persona anziana si può aiutare molto, ma molto, ma molto, ma molto. Quindi adesso mentre sto qui là, perché oggi ho fatto un sacco di strada, adesso sto andando a Milano, domani mattina ho delle robe da fare a Milano, quindi ecco, mi veniva pensato, l'ho voluto condividere con voi, se c'è qualcuno che c'ha una vecchietta, c'ha qualcuna che c'ha qualche persona in casa che comunque sta perdendo i colpi, voi cercate sempre di aiutare e di mettervi a disposizione, perché questo paga molto, ve lo dico. Quindi ecco, chiudo la parentesi.